Allora, riprendiamo andando un attimo veloce a chiudere sull'architettura del SIB, che è, innanzitutto se ci sono domande, curiosità relative a questa cosa qua, ma anche a, in generale al mondo e a cosa va a passione. Andrei a chiudere velocemente sulla struttura del SIB. Adesso, in attesa che arrivano le slide, comunque il concetto è che c'è un soggetto centrale che si fa promotore del il responsabile principale di sollecitare la pubblica amministrazione, innanzitutto avendo i contatti con le imprese sociali, capire quali sono le organizzazioni che stanno agendo in maniera efficace su quali bisogni sociali. Dopodiché impacchettare un progetto, quindi essere certi o comunque non dico dell'efficacia dell'intervento, ma almeno della reputazione dell'organizzazione e del fatto che ha già testato quel particolare intervento, quindi non si sta inventando niente, andare a proporre alla pubblica amministrazione l'intervento, l'amministrazione si impegna a condividere parte dei risparmi nel caso in cui l'intervento avrà successo e quindi parte dei soldi che risparmierà sul bilancio dello Stato verranno utilizzati per la restituzione del bond e la remunerazione, dopodiché l'intermediario stesso, forte di questo impegno da parte dell'amministrazione, organizza e struttura l'operazione da un punto di vista finanziario facendo tutti i contratti necessari, quindi con gli investitori, quindi tutti quelli che conferiscono risorse, con l'organizzazione che poi opera direttamente all'interno del carcere, nel caso specifico, ma comunque quella che eroga l'intervento, definendo quindi anche tutte le clausole, quindi qual è l'obiettivo in termini di, qual è la variabile che osserviamo, qual è l'obiettivo numerico e cosa succede se quell'obiettivo viene sforato in termini positivi, ovviamente. Ed infine ci sono altri due soggetti, e lì ce ne sono uno, ma in realtà ce n'è anche un altro. Il valutatore è praticamente quel soggetto che monitora gli andamenti dell'intervento rispetto ai risultati che ci si era promessi, ovvero in fase di strutturazione del contratto si individua qual è la variabile da osservare e il modello di impatto da verificare. Un po' come c'è un controllo di gestione economica all'interno di un'impresa, c'è un modello di controllo di come sta andando il perseguimento di quel determinato obiettivo sociale. Ed infine, così come nella gestione aziendale, c'è un certificatore dei conti, cioè uno che a fine anno dice ok, il bilancio è redatto in conformità con gli standard internazionali sulla contabilità, allo stesso modo c'è la stessa cosa sull'impatto sociale. C'è un valutatore che fa un social impact assessment, un valutatore terzo, e che quindi certifica che quanto monitorato dal valutatore, quindi quanto fatto dall'ONP, è in linea con le partizioni contrattuali, ma anche rispetta la metodologia standard definita come quella per la valutazione dell'impatto. Questo perché, appunto, come abbiamo detto, la verifica puntuale di come si è performato in termini sociali ha un'immediata ricaduta sugli impegni di pagamento della pubblica amministrazione e di conseguenza gli incassi degli investitori. Qua abbiamo già detto sostanzialmente tutto. Come abbiamo detto, non è un caso isolato, non è un cigno nero questo del Social Impact Bond, ma grazie alla nascita di Big Society Capital in UK e ad un'altra serie di attenzioni in giro per il mondo dell'operatore pubblico rispetto al farsi catalizzatore dell'innovazione dal basso in ambito sociale, questa mappatura, che come abbiamo detto è un po' datata, ha individuato tendenzialmente altri tentativi di replicare la struttura con alcune diciamo, diversità in termini di proprio relazioni, architettura dell'operazione. Di solito si ha molto a che fare con fasce giovanili o in condizioni di disagio o molto spesso replicare in maniera abbastanza, come dire, uguale, identica praticamente, l'intervento all'interno delle carceri. Qui ci siamo sostanzialmente detti già tutto su quali sono i vantaggi di questo strumento, quindi sia in termini di stimolo all'innovazione, interventi preventivi e incentivi alle imprese sociali ad essere sempre più performanti rispetto alla capacità di generare impatto e concentrarsi solo su quello, cioè solo su quella che è la loro attività caratteristica. Ovviamente è un'operazione molto complicata, è un'operazione che ha dei costi di transazione, come abbiamo visto, elevati, perché ci sono fee di gestione, l'intermediario finanziario che comunque deve avere una remunerazione,
il valutatore esterno, chi fa l'assessment, cioè ci sono una serie di soggetti che sono indispensabili affinché il tutto funzioni, ma che sono appunto un costo di transazione necessario però affinché, per le ragioni di cui abbiamo parlato in precedenza, sul fatto che il pubblico non può impegnare risorse dei contribuenti non avendo certezza del risultato, sono necessarie affinché la struttura possa reggere e lo Stato possa farsi promotore di interventi innovativi di carattere preventivo. L'unica cosa che forse vale la pena dire sul contesto italiano è che sono stati avviati dei primi tentativi di sperimentazione. Ci sono a memoria due ordini di problemi. Uno legato al quadro regolatorio italiano, un po' più complicato rispetto a quello UK, cioè è molto più probabile in Italia che la Corte dei Conti venga davvero a dire cosa è successo, come ha impiegato le risorse, e anche la possibilità di stanziare un impegno non certo per il futuro per la pubblica amministrazione è un problema tecnico probabilmente non insormontabile, però sul quale c'è da lavorare, nel senso che una pubblica amministrazione stanzia delle risorse a budget e quelle risorse poi sono un impegno di pagamento certo. Qui in realtà stai mettendo a budget non solo qualcosa che forse non uscirà, e fin qui però in realtà non è un problema, al massimo è un risparmio rispetto alla spesa pubblica, ma il vero problema è che all'interno del 7,5% e 13% tu hai preso un impegno che non sai quantificare, perché il tasso di remunerazione che garantisci è variabile, e quindi è variabile l'impegno che la struttura pubblica ha preso nei confronti degli investitori. Questo è un problema. Il problema davvero più grande è quello legato alla tracciabilità dei dati. Ne parlavamo prima velocemente. Come faccio a valutare il fatto che quell'intervento lì su quel gruppo è stato davvero efficace? Devo avere quello che in econometria si dice un gruppo di controllo, cioè un po' come faccio quando fai le sperimentazioni cliniche per un farmaco. Hai un gruppo e in maniera completamente casuale si apre una busta e a uno viene somministrato, ovviamente inconsapevolmente rispetto al paziente, tra virgolette, comunque a chi si sottopone alla sperimentazione, viene somministrato la molecola che diciamo è in fase di testing. All'altro, agli altri invece viene somministrato il placebo, sostanzialmente una sostanza che non ha nessun tipo di conseguenza. E in questo modo tu hai i due gruppi, te li sei costruiti in maniera reale, quindi hai un gruppo che non ha avuto l'intervento e un gruppo che ha avuto l'intervento, e quindi l'eventuale differenza nella decorrenza di quella patologia, di quel morbo, di quel disturbo, sono imputabili esclusivamente a quell'unica differenza. Nel caso del SIB è più complicato, nel senso che o decidi che nello stesso luogo a persone sostanzialmente con le stesse caratteristiche, come dire, demografiche, con le stesse caratteristiche sociali e culturali, e in quel luogo lì specifico a un gruppo somministri l'intervento, a un gruppo no, però questo non è politicamente accettabile, il fatto che tu escludi una parte volontariamente da un qualcosa che potrebbe, come dire, ridare una ricollocazione sociale a quei soggetti, oppure devi costruirti delle tecniche di estrapolazione dei dati, ad esempio dal database nazionale dell'amministrazione penitenziaria. Significa, tu hai le tue 10 persone, in realtà sono molte di più, hai poi somministrato l'intervento, individui delle caratteristiche, una serie di variabili osservabili, sulla base delle quali profili quel campione su cui hai fatto l'intervento. Con quelle stesse variabili vai ad estrapolare dalla base dati dei soggetti che sono in qualche modo molto simili a quel soggetto lì, al campione che ho somministrato. In breve, in maniera, un esempio molto pratico, che però non è esattamente corretto. Individuo che le persone a cui ho somministrato l'intervento sono tra i 30 e i 35 anni, maschi, di razza caucasica, non erano mai stati in galera prima, e provengono dalla campagna. Cinque variabili osservabili sulla base delle quali io posso appunto definire che il mio campione l'ho connotato così. A questo punto cosa faccio? Su queste cinque variabili individuo valori identici a quelli del campione a cui ho somministrato l'intervento, età, provenienza, fatto di non aver avuto precedenti penali e le altre due variabili non mi ricordo più quelle che ho detto, e in base a quelle vado a fare un'estrapolazione da tutto il database dell'amministrazione penitenziaria. L'idea è trovare un gruppo di persone che sia quanto più simile possibile
quelli a cui è stato somministrato il trattamento. Perché? Perché altrimenti sono milioni le variabili che impattano sul fatto che poi quelle persone una volta uscite tornano a delinquere o no. A me interessa l'effetto differenziale marginale dell'intervento, non del mutato contesto sociale, ad esempio. Quindi sono tecniche un po' sofisticate, però in maniera un po' grossolana, con l'accetta abbiamo provato a definirle. Qual è il problema italiano? Il database. Non è immediato che ci sia un repository puntuale con un'esaustività di informazioni necessaria per fare quell'estrapolazione di dati, come abbiamo visto, abbastanza raffinata, e soprattutto non è detto che i vari livelli delle pubbliche amministrazioni database siano tra di loro interfacciati e si possano parlare tra di loro sostanzialmente. Sembra un problema banale, ma in realtà le prime sperimentazioni avviate, adesso forse con tutto il discorso dell'open government e dell'open data, in realtà è già scritto che in qualche modo le varie strutture dovranno adattarsi e quindi il trend futuro è quello. Però insomma abbiamo una resistenza culturale a questo tipo di cambiamenti che insomma conosciamo tutti vivendo questo paese. E i primi casi infatti sono stati un po' tiepidini in Italia, perché? Perché facciamo conto che hanno stanziato 100 per finanziare l'intervento, cioè 100 è quello che va a finanziare l'organizzazione, l'impresa sociale che fa l'intervento sociale. Beh, hanno dovuto spendere 300 per mettere in piedi la struttura di dati, il database e quindi la raccolta dati necessaria per costruire delle tecniche econometriche analoghe a quelle del SIB che abbiamo visto in precedenza. Quindi, fatto un pochino i pesi e una valutazione di questi benefici, se io per dare 100 all'intervento sociale devo spendere 300 in infrastrutture, insomma, forse cerchiamo altri modi o comunque altri settori in cui il costo di startup, tra virgolette, comunque di setup del sistema è più contenuto. Questo per dire che sostanzialmente abbiamo visto il caso del microcredito, abbiamo visto come l'ingegneria finanziaria può essere anche buona, tra virgolette, cioè andare a strutturare delle operazioni complesse, articolate, arzigogolate, ma che hanno un fine ultimo sociale. E quindi quello che sta emergendo nuovi paradigmi appunto nel settore del sostegno delle iniziative a carattere sociale. Quindi non c'è solo la microfinanza, non c'è solo il social impact bond, non ci sono solo contratti e architetture particolari per sostenere l'innovazione, ma ci sono anche degli attori, degli incubatori che hanno realizzato all'estero in particolar modo quello che vi ho spiegato prima stiamo provando a fare noi nel nostro piccolo con MakerCube. Cioè, sono tutti degli incubatori che adottano lo stesso modello che adottano gli incubatori tecnologici. Y Combinator è quello più famoso in America. Y Combinator cosa fa? Seleziona tra gli 800-900 progetti che gli arrivano a ogni call che lancia, ne seleziona 20, 30 o 40 veramente interessanti, in ingresso gli dà $6,000 per ogni founder, quindi gli dà un finanziamento iniziale, e poi con un meccanismo a imbuto ne uccide un po', cioè quelli più non promettenti muoiono, e in fondo arrivano i campioni. I campioni sono ovviamente i campioni, quelli che possono diventare aziende globali, che stanno in piedi e fanno i soldi. Questo è un modello simile, cioè i soldi te li do all'inizio e l'imbuto lo costruisco però su due dimensioni, sul fatto che devi trovare il tuo modello che ti fa stare in piedi, ma anche sulla tua capacità di avere un impatto positivo. E la cosa interessante è che in uno di questi casi, Better Ventures, San Francisco, viene adottato il modello del Village Capital, che aveva dato un input, diciamo, a Yunus per ideare il suo modello di microcredito. Cioè, non è il fondo a monte che decide a chi dare l'investimento, cioè i successivi step di investimento, ma la stessa comunità in ingresso, cioè ho selezionato 15 progetti, ogni progetto ha 3 persone che lo portano avanti, mediamente, 45 persone, quelle 45 persone decidono in maniera, dato una serie di parametri di valutazione, quindi su una serie di metriche di impatto che interessa all'incubatore portare avanti, quali sono i progetti che meritano il finanziamento. C'è un budget limitato, non c'è i soldi per tutti, e quindi è un meccanismo anche qui di village capital, cioè di sostegno, di capire chi merita di più quelle risorse in quel particolare momento. Con l'idea che poi non necessariamente se non le prendo adesso non le posso prendere in futuro, ma è un modo per coinvolgere anche la comunità nell'ideare un modello di fare business diverso rispetto a quello ipercompetitivo che in certi mondi è predominante sostanzialmente. Quindi le imprese che nascono in queste iniziative, con le quali questi tipi di incubatori e anche noi nel nostro piccolo proviamo ad operare, sono appunto quelle imprese che si collocano
a metà tra il puro mercato e tra la fornitura diciamo, diretta dello Stato. Cioè hai tutto un settore di beni meritori, beni pubblici e beni che generano delle esternalità positive per i quali è difficile trovare un soggetto terzo che ti riconosca il valore di quell'esternalità e quindi per questo non esiste un sistema di puro mercato, però esistono dei sistemi per provare a trovare delle soluzioni alternative, dei modelli innovativi che consentano di poter valorizzare anche quella parte di impatti che un sistema di puro mercato non ti concede, non ti valorizzerebbe. E quindi ad esempio come? Ad esempio lavorando con soggetti interessati a quel tipo di impatto, quindi aziende oppure fondazioni o altri tipi di soggetti che possono riconoscere il valore di quello che stai facendo. Quindi sostanzialmente la sfida è di non vedere i due obiettivi, quello della sostenibilità economica e diciamo, di avere un modello di gestione partecipativo e anche un obiettivo che non sia meramente del profitto, non vederla come contrapposizione, ma vederla appunto come un'opportunità, come la possibilità di avere una funzione obiettivo da massimizzare un po' più complicata rispetto al semplice profitto. E riuscire a definire, a sviluppare dei modelli efficienti che una volta che funzionano in determinato contesto possono essere esportati e replicati, un po' come ha fatto Yunus col microcredito. Quindi sostanzialmente abbiamo visto che c'è tutta come dire, una sovrastruttura di finanza, di misure della pubblica amministrazione, di misure degli attori dell'economia sociale che promuovono la nascita di iniziative che perseguono un rendimento appunto misto. Misto in che senso? Nel senso che devi contemporaneamente dimostrarmi di avere un modello di business sensato, difendibile e che poi devi portare sul mercato per testare, e contemporaneamente un modello di impatto che sia credibile, rigoroso e per la quale tu ti impegni ad essere poi accountable. Cioè, visto che io ti sto dando un supporto, a me interessa che tu non solo sia in grado di farmi vedere ogni anno o semestralmente l'equilibrio dei conti, quindi bilanci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mi interessa anche vedere ogni 4 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno come stai performando in termini sociali. Quindi recuperiamo un po' quella dimensione della valutabilità e monitoraggio anche sulla capacità dell'organizzazione di generare impatto. E questo è uno shift culturale importante che però è necessario fare. È necessario fare perché per tutte le misure che abbiamo visto in precedenza, ma anche perché se oggettivamente quando un'impresa dice il mio obiettivo è essere profittevole, allora sulla base di quell'obiettivo si misura. Se l'obiettivo di un'organizzazione è massimizzare l'impatto sull'inclusione sociale in un determinato territorio, a quel punto prima o poi è giusto che si dia anche visibilità su come si è agito su quell'obiettivo, non solo nei confronti terzi, ma anche nei confronti proprio interni. Perché? Perché è un motore di propulsione e di motivazione per le persone che lavorano dentro quell'organizzazione. Tanto più lavora meglio, tanto più sono motivato a fare di più, sostanzialmente. Quindi abbiamo appunto parlato di necessità di ragionare su questi due aspetti, che appunto noi trattiamo separatamente, ma che non sono due silos, ma anzi sono assolutamente connaturati. Modello di business e modello di impatto, cioè un modello di business che tenga conto dell'impatto. Sul modello di business qualcosa dovreste già conoscere. Esattamente. In uno o più moduli precedenti avete già visto questo strumento che è assolutamente semplice, ma che nella sua semplicità ti abilita una serie di ragionamenti interessanti che ti permettono A di capire cosa è davvero importante nel modello che stai cercando di sviluppare e B qual è l'impatto di una variazione micro di uno di quei mattoncini. Osterwalder li chiama appunto i building blocks, cioè i mattoncini che costituiscono il puzzle. Se io faccio una lieve modifica a uno di questi, qual è l'impatto a cascata su tutti gli altri? Quindi, vi siete già cimentati con questo strumento? Dovremmo avere dei business case già sviluppati con questo strumento, o sbaglio? Ognuno di voi ha un'idea che ha provato a sottoporre? Ok. Tutti l'avete fatto? E quindi questo mi interessa perché oggi vediamo come, lavorando in ambito sociale, il canvas in qualche modo si. Wow!
il canvas in qualche modo si modifica, quantomeno bisogna tenere in considerazione alcune peculiarità che le imprese sociali hanno rispetto ad esempio alla proposta di valore e al tipo di customer segment. Quindi, tutti l'avete usato e quindi adesso mi date una mano a rivederlo velocemente. Chi è che si vuole cimentare? Dai, chi si vuole cimentare? Da dove si parte quando per la prima volta provi a descrivere il tuo modello di business? Una volta che sei diventato un pro, ne abbiamo parlato tanto di pro, ossia un abbastanza a tuo agio nell'utilizzo dello strumento, sostanzialmente lo riesci a inquadrare in maniera trasversale. Però è bene che la prima volta che ti cimenti parti da un aspetto ben puntuale e preciso. Da dove partiamo? La value proposition è sempre definita rispetto a qualcuno. Quindi il primo... Esattamente, yes. Allora, innanzitutto definizione la diamo per assodata, però è sostanzialmente il modo mediante il modello di business, è il modo mediante la quale un'organizzazione crea, distribuisce e cattura una parte del valore che genera con la sua attività caratteristica. Primo punto di partenza, customer segment. Perché? Perché nessuna organizzazione al mondo, sia essa un'associazione, un gruppo informale, ma anche una corporation, può stare in piedi se non offre qualcosa che sia rilevante o di interesse per qualcuno. E quindi banalmente, se tu devi offrire qualcosa che sia rilevante o di interesse per qualcuno, devi conoscere quel qualcuno. Quindi probabilmente io a te offrirò dei numeri, per esempio, perché ti ho profilato, ho capito qual è la tua passione. Se a Bruno offro i numeri, probabilmente non ottengo lo stesso risultato. No, in realtà no, perché anche lui è ferrato sui numeri. No, comunque, questo a dire che dovete capire qual è il segmento al quale vi riferite. E anche qui, quindi, il consiglio quando si parte è quello di focalizzarsi. Cioè, invece, il vostro servizio probabilmente è abbastanza versatile. E quindi, quello che va bene per il reinserimento sociale di una determinata categoria, fatto le dovute tare, probabilmente è efficace anche per un'altra categoria di utenti. Però la cosa che si consiglia quando si parte è capisci bene qual è il target sul quale sei veramente bravo, sei veramente ferrato e col quale stai già magari lavorando e hai maturato già dell'esperienza. Quello che conosci meglio, perché se cominci a lavorare su quello, tu hai due vantaggi. Uno, che riesci a fare l'adattamento della macchina in maniera molto più precisa. Cioè tu parti, pensi di conoscere il tuo target, probabilmente lo conosci anche bene, ma ti rendi conto in corsa che alcune delle cose non funzionano come dovrebbero, che alcune cose vanno modificate, e quindi un conto è farlo in maniera, tra virgolette, sperimentale, con un bacino di utenza ben identificato, ben preciso. Un conto è farlo col mondo, sostanzialmente, perché i bisogni sono diversi, gli adattamenti da fare probabilmente sono diversi, quindi focalizzandoti, questo lavoro di affinamento della proposta di valore è molto più efficace. E soprattutto l'altro grande vantaggio, nel mondo startupparo vario eventuale, non solo quello sociale, si dice individua un segmento, un settore, un particolare tipo di clienti sul quale tu puoi diventare monopolista. Cioè può anche essere una nicchia veramente piccola, ma devi avere una proposta di valore talmente centrata, talmente apprezzata da quel target al quale ti rivolgi, che sostanzialmente quel tuo target ama la tua offerta, diventa un tuo sostenitore, un tuo ambasciatore. Quindi questo fa sì che ti viene molto più facile il lavoro dopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno ti ha incontrato una volta e ti apprezza moltissimo il modo con cui lavori, sarà lui ad abilitare quel passaparola, quel capitale reputazionale che è fondamentale per operare in qualunque mercato, ma in particolar modo nei mercati ai quali rivolgono i loro servizi e la loro proposta di valore le imprese sociali. Quindi all'inizio partiamo piccoli, perché in questo modo possiamo avere uno studio molto più profilato e molto più mirato di quel target e sviluppare insieme, coprogettare la proposta di valore adattandola. Con il corollario poi, che se io ho lavorato particolarmente bene con lui parlerà bene di me, a lui, a lei, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho un meccanismo di propagazione del mio capitale reputazionale. Quindi abbiamo già detto come ragionano questi due mattoncini insieme. Cioè ciò che è di valore per uno può non essere di valore per l'altro e soprattutto target diversi possono necessitare una proposta di valore drammaticamente diversa.
Mi volete fare un esempio? In cui io ragiono con due target e a uno do una cosa e a uno do un'altra. Ci aveva fatto ragionare proprio sul segmento di clientela a cui ci riferivamo anche attraverso dei colori diversi dai post-it, proprio Esattamente. per poi fare una valutazione diversa a seconda del cliente o del consumatore. Infatti ci faceva prima sviluppare la parte destra e poi la parte sinistra, proprio per questo, perché uscivano Assolutamente. praticamente delle offerte o dei servizi completamente diversi. Quindi questo. Esattamente. Ed infatti il fatto di focalizzarti su capire bene qual è il tuo target o quali sono il tuo target, se più di uno, significa anche perché le scelte che fai lì impattano su tutto il resto, perché clienti diversi possono necessitare quasi certamente di proposte di valore diversa, perché altrimenti è lo stesso target. Cioè, se tu hai due target diversi, ma l'offerta è unica, tutto sommato, nel tuo processo di clusterizzazione delle persone a quale ti rivolgi, ha senso che li dividi, ma in termini di settare il tuo sistema a servizio, tutto sommato sono la stessa cosa. Quindi target diversi possono necessitare, o quasi certamente necessitano, di una proposta di valore almeno in parte diversa. E soprattutto il tipo di relazione, il tipo di canale, e qua mi sono fregato perché volevo chiedervi cosa viene dopo, con i quali li servi e il tipo di relazione che intratteni può essere molto diversa. Quindi è importante tenere anche cromaticamente distinti in modo tale che visualmente, proprio anche per chi la prima volta legge un canvas, possa capire in 2 minuti, in 5 minuti, quali sono le leve in gioco. Pezzo successivo, quindi, canali. I canali qui hanno, quando in generale si parla di dipingere il modello di business di una startup, hanno sostanzialmente 3 dimensioni che si intrecciano tra di loro. È un canale di marketing, è un canale di comunicazione ed è un canale di vendita. Cioè, io devo capire il singolo target, che tono di voce devo utilizzare, che tipo di comunicazione è più efficace per lui, quale canale è più efficace nel far pervenire quel tipo di comunicazione. Può essere online per alcuni target, può essere offline per altri, può essere i social network piuttosto che può essere Google AdWords, può essere un workshop, può essere una festa, dipende moltissimo da qual è il fine, il tono di voce e il target al quale parlo. Ed infine è banalmente un canale di vendita. L'obiettivo non è solo far sapere che esisto, ma l'obiettivo è far prendere consapevolezza che esisto, dargli la possibilità di valutare scusami? La diffusione, sì, dargli la possibilità di valutare la mia proposta di valore, prendere consapevolezza del valore che ho, informarsi rispetto alla mia proposta di valore e alla fine tutta la catena serve anche per le imprese sociali ad un obiettivo, la conversione. Qualcuno poi il servizio lo deve pagare, ok? Quindi mi conosce, valuta la mia proposta di valore, può informarsi su chi sono e quindi avere anche, ad esempio, un contatto, un primo contatto, e successivamente, appunto, maturare la decisione di acquisto. Queste sono un po', appunto, le fasi. E poi, ovviamente, vabbè, lì dipende dal tipo di servizio. Per le imprese sociali, in realtà, secondo me, è sempre più importante gestire quello che lì viene chiamato post-vendita, che per una che vende macchine è l'assistenza una volta che hai comprato la macchina. In realtà, quando lavori soprattutto con delle categorie, e con, ad esempio, categorie svantaggiate piuttosto che in situazioni di disagio, dare continuità alla relazione anche dopo che è finito il percorso, magari un percorso di formazione, magari un percorso di inserimento che è tendenzialmente lungo, però prima o poi potrebbe succedere che questo va a fine. Ma continuare a mantenere una relazione è fondamentale e anzi può anche essere super produttivo rispetto a quello, al mattoncino che viene subito dopo, che abbiamo fatto clienti, value proposition, canali, relazioni col cliente. No, siamo ancora nella parte destra che è la parte del valore. No, siamo lì, nella parte alta, relazioni col cliente. Allora, il camioncino sono i canali, il cuoricino è la relazione con i clienti. E quindi, sì, dopo lo distribuisco anche. Quindi cosa significa? Significa che se io tengo la continuità con le persone che hanno finito il percorso di reinserimento, quindi hanno capito il valore di quello che hanno ricevuto, l'intervento ha avuto successo con loro, sono anche banalmente dei casi di successo da raccontare, beh, è molto facile ingaggiarli, ad esempio, per il fatto che diventino loro i vostri ambasciatori, oppure anche che siano dei tutor volontari,
cioè il fatto che quelle persone lì sono molto probabilmente le persone che in maniera con grande piacere e con grande disponibilità intervengono ai convegni in cui siete per raccontare cosa avete fatto, senza che lo diciate voi, ma che lo dica il vostro bacino d'utenza. Possono essere disponibili, ad esempio, se si tratta di formazione o di learning o a fare del tutoraggio a distanza, oppure con delle cadenze non troppo fitte, perché altrimenti quello diventa operatività, diventa lavoro. Avevo trovato proprio una difficoltà in questi due processi, cioè è giustissimo, ma non è una non difficoltà. Riuscivo a, ti ricordi Bruno che ti avevo proprio era entrata in palla, non riuscivo a trovare una vera e propria differenza, perché molto spesso arrivano anche a combaciare, vorrei sì, dire sì. Sì, ma ci sta, okay. va benissimo. Poniamo un caso concreto, un'organizzazione che fa empowerment in un particolare territorio, significa che organizza come modello, il modello che ha è organizza in un determinato territorio, in un'area geografica, dei workshop con il quale sostanzialmente ha due obiettivi, mediante i quali fare la formazione, che è il suo fine, e farsi conoscere. Quindi il workshop sul territorio è un canale, è un tipo di relazione, perché ad esempio il workshop è partecipativo, cioè un workshop come questo, in cui c'è interazione, in cui non è una persona che arriva lì. Quello è contemporaneamente un canale, ma è anche un tipo di relazione, e quindi va benissimo. Nel canvas, non posso spostarmi però, ve lo faccio vedere qua, è assolutamente lecito che questo accada. Nel canvas, a quel punto il workshop andrebbe a cavallo tra i due mattoncini, cioè è contemporaneamente un canale, ma anche un tipo di relazione. Altro caso, sempre la stessa organizzazione che fa della formazione, del capacity building, lo fa a una linea di servizio non solo per l'utenza, ma anche una linea di servizio B2B, cioè fa dei corsi all'interno delle aziende. L'associazione di categoria della Confartigianato potrebbe comprare dei corsi, lei direttamente, per formare il suo staff interno, ma allo stesso tempo promuovere questi corsi, e quindi l'organizzazione che li promuove, nella propria rete di associati, con i convegni, con la mailing list, con tutti gli strumenti di comunicazione interna di cui un'associazione di categoria si dota. A quel punto, la Confartigianato di turno o qualunque associazione di categoria è un cliente perché mi paga, è un customer segment, o è un canale? Tutte e due. Va benissimo. È a metà di questa riga. Ci possono essere delle cose che stanno a cavallo tra tutti. Andiamo in un settore completamente anni luce di là delle cose di cui stiamo parlando. Lusso. Non facciamo nomi, ma un grossissimo brand che si posiziona sul mercato del lusso nell'abbigliamento, nel fashion, borse, accessori di gamma altissima. Per questo gruppo, il brand, che cos'è? È una proposta di valore, perché vendi il senso di appartenenza ad un mondo ideale, ad un mondo, passatemi il termine, figo, tra virgolette, no? È un canale, la forza del brand. Perché il brand di alcune aziende vale un sacco? Perché basta che io lo vedo anche solo attaccato con un adesivo sul muro e immediatamente attivo un canale di comunicazione con quel brand, in maniera inconsapevole. Ma è anche un tipo di relazione, cioè il fatto di sentirmi parte di quel mondo, di quell'elite, tra virgolette. In quel caso, il brand sarebbe qui, a cavallo delle tre aree, perché ha una valenza polifunzionale, sostanzialmente. Dopodiché, per esaurire la parte destra, che si chiama la parte del... Stiamo creando... Qua stiamo studiando il modo per creare valore. Nella parte destra studiamo il modo per settare qualcosa che sia di valore per qualcuno. Se fosse una piattaforma, vi direi una piattaforma informatica, vi direi che qui stiamo parlando del front-end. Come l'utenza che atterra sulla mia piattaforma mi vede. Sono bello? Sono figo? Sono smart? Sono funzionale? Rispondo alle tue aspettative? Qui settiamo la parte di front-end.
una piattaforma per funzionare, però sappiamo che ha bisogno anche di server, di capacità di calcolo, di avere sistemi di sicurezza, interfacciamento di sistemi di pagamento se fa una transazione, tutta una parte di back-end che l'utente finale non vede, ma che è fondamentale per sostenere la parte frontale. E quindi la parte sinistra del canvas, su cui poi andiamo, si chiama appunto la parte dell'efficienza. Lì strutturi la macchina, lì fai la carrozzeria, passatemi la metafora. Quindi a questo punto ho individuato i target, ho settato la proposta di valore, so come raggiungerli, che messaggio comunicare, che tipo di relazione intrattenere, tutto questo che devo fare? La prima? No, a noi ci manca ancora un pezzettino per la parte. Allora, non è i partner, ci manca ancora un pezzettino per esaurire la parte destra, cioè la parte del valore. La donna dei numeri, tutto questo per cosa? Vai, 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 vai di microfono. Si trova la fonte dei ricavi, c'è ricavi. Perché lo fai? Prima o poi devi trovare qualcuno che, almeno su una parte della proposta di valore, ti garantisca dei ricavi. Poi puoi anche utilizzare delle politiche di cross-subsidization, cioè di sussidiazione orizzontale. Che vuol dire? Vuol dire che hai ad esempio due target, per semplificare molto, di cui a uno, in virtù del fatto che tu sei un'impresa sociale e che quindi è una mission di natura sociale, eroghi quel servizio gratuitamente o sotto costo. Però, se ti puoi permettere di fare questo, significa che c'è qualcun altro che ti paga un servizio premium, cioè ti paga più, cioè tu devi avere una marginalità sul costo di produzione di quel servizio. Un caso che io trovo fantastico e che forse avete già sentito è quello di Aurolab, che ha il braccio armato che si chiama Aravind. Non vi suona familiare? Aravind Eye System. Ne abbiamo parlato con Stefano. È la storia del dottor Pinto. Quindi, praticamente, cosa succede? Praticamente, brevemente, Aurolab cosa fa? Fa un'altra cosa interessante col Canvas, che se poi abbiamo tempo vi faccio vedere, cioè le strategie per innovare i modelli di business. Applica quella che in gergo si chiama la strategia Oceano Blu. Ok, cioè ha messo lì sul canvas qual era il modello di business di una corporation che, americana, che produceva i cristallini per infraoculari. Quali erano le attività fondamentali? Adesso non ci siamo ancora arrivati, però. Quali erano le attività fondamentali per quella corporation? Doveva far sì che i propri cristallini fossero venduti in tutto il mondo e quindi aveva delle spese di marketing e comunicazione, sia sull'utenza finale, sia sul personale medico, quindi organizzare la commenistica, i premi per i medici, eccetera, eccetera, eccetera. Questa era un'attività assolutamente onerosa. E se un'azienda sostiene, un'azienda che tra l'altro non è un'impresa sociale, ma una corporation, che quindi alla fine c'ha la trimestrale, c'ha gli azionisti che dicono come vanno i profitti, come vanno i profitti, cosa deve fare? Deve massimizzare il profitto. Quindi i costi ingenti sostenuti per quell'attività, su chi li scarica? Sul prezzo finale di vendita. Questo significa che un cristallino al pubblico poteva arrivare a costare fino a 200 dollari. Aurolab, che invece ha un'altra mission, che è quella di aiutare le persone che non possono permetterselo ad accedere a delle cure mediche, perché aveva osservato che c'erano milioni e milioni e milioni di persone solo in India che erano o non vedenti o ipovedenti, ma che una semplice banale sostituzione del cristallino avrebbe riportato nella condizione di essere normovedenti, quindi una svolta nella vita non banale, soprattutto se tu fai attività manuale per campare, per vivere. E quindi cosa fa? Canvas della corporation e dice: ok, quali sono i driver di valore, le attività che sono utilizzate per creare valore, ma che sono sovradimensionate rispetto alla dimensione ottima che consentirebbe all'azienda comunque di funzionare? E quindi dice, le spese di marketing e sviluppo. Ha ridotto drammaticamente, quasi azzerato il budget del marketing e dello sviluppo, si è focalizzata sulla ricerca, scusami, marketing e comunicazione, scusate, si è focalizzata su ricerca e sviluppo, mettendo in piedi anche un sistema peer-to-peer tra le università per contribuire allo sviluppo del prodotto, perché comunque ha una complessità tecnica e tecnologica. E quindi ha abbattuto i costi, da un lato i costi di ricerca, perché tra l'altro c'è anche almeno all'inizio delle sovvenzioni pubbliche per il sistema della ricerca indiana,
ha ridotto le spese di ricerca e marketing, si è focalizzata quindi sulla proposta di valore che è offrire un cristallino che possa essere acquistato dal maggior numero di persone possibile al prezzo più basso possibile. $2. Fattore 100 quasi. E questo cosa ha permesso? Ha permesso di abilitare, quindi a questo punto lei ha... Ok, quindi, e questo è il meccanismo dei modelli di business dalle code lunghe, cioè che non vendi ad un numero ristretto di consumatori tantissimi, ad un prezzo alto, ma fai la tua marginalità su innumerevoli vendite con delle marginalità molto più contenute. A questo punto però la cosa interessante che hanno fatto è hanno introdotto un altro pezzo del loro modello di business, cioè all'interno di quel canvas lì, cos'è che non c'era? C'era la parte ancora più a valore aggiunto, c'è la parte di intervento poi, cioè il cristallino è una commodity, diciamo, cioè la materia prima, c'è tutto l'intervento e la gestione del post operatorio che invece ha la dinamica di servizio ed è su quella, è il successo di quello che fa sì che alla fine tu sei soddisfatto, vedi e puoi ritornare a lavorare. Quindi ha sviluppato il braccio armato Aravind, che quindi ha messo in piedi delle cliniche, e queste cliniche erano delle cliniche di eccellenza assoluta, del personale medico veramente all'avanguardia, e pur essendo presente, non avendo una copertura capillare come altri player, si calcolava che nel primo anno in cui hanno attivato le cliniche, hanno effettuato il 5% di interventi al mondo di sostituzione del cristallino. Questo perché? Perché hanno puntato sulla sussidiazione orizzontale, vuol dire che loro ad una fetta di consumatori, cioè quelli che potevano permettersi di spendere delle cifre alte per affrontare le cure mediche, offrivano dei servizi di una qualità medica eccezionale e ovviamente se li facevano pagare. In questo modo, con i profitti derivanti dall'aver servito questo segmento, sussidiavano la possibilità di effettuare delle operazioni, degli interventi, anche con persone che invece non potevano permettersi di pagare quella cifra. Quindi facevano pagare il trattamento meno di quello che loro costava, in termini di personale medico, di cristallino, di ore necessarie per gestire il post-operatorio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo potevano fare perché facevano sussidiazione orizzontale. Questo significa che loro non avevano bisogno a regime di qualcuno che dall'esterno coprisse il disavanzo generato dal fatto che sto erogando una prestazione in virtù della mia missione sociale sotto costo. Perché? Perché la sussidiavano con il target che invece era disposto a pagare e pagava i servizi di alta qualità. Proposte di valore molto diverse. Agli uni vendo servizi sanitari di eccellenza, agli altri l'accesso a cure mediche che altrimenti non ti saresti mai potuto permettere. Sono due proposte di valore abbastanza diverse, sono due target molto diversi. Quindi questo ritornando al discorso che per quanto vogliate essere sociali, massimamente inclusivi, il tema di come faccio alla fine del mese a tirare la riga, a fare in modo che i conti stiano in piedi, va a posto. E quindi dei flussi di ricavi dell'utenza pagante in qualche modo dovete averla. Poi magari non è l'utenza ma è un altro soggetto e ci sta, nell'impresa sociale questo succede. Certo. Come si riesce comunque a capire che flussi di ricavo possa avere dalla mia pseudo azienda se io non vado prima comunque a considerare dei costi? Cioè, questo è un altro problema che io mi sono fatta, nel senso che io questa parte l'ho fatta per ultima, nel senso che ho voluto, forse un po' perché ho la mia... Ti spiego adesso. L'oggetto, il canvas deve essere uno strumento visivo, uno strumento di sintesi visivo ed analitico. Non deve essere uno strumento di analisi quantitativa, però. Il che significa che lì sotto, sia sul lato dei ricavi che sul lato dei costi, tu non mi devi mettere numeri, scusami, però poi i numeri non ci vanno. Non mi devi mettere quanti ricavi alla settimana, quanti ricavi al mese da quell'utenza. Devi mettere il meccanismo di pricing e, se ce l'hai, un'idea di prezzo di mercato a cui puoi far pagare quella soluzione. Mi spiego. Torniamo a dei settori che sono più tradizionali. Nei modelli freemium, sappiamo tutti, modelli freemium? Noto tutti? Hai un servizio
che si rivolge a due tipologie di target. Uno che accede, utilizzate, perdonate la pubblicità occulta, però utilizzate Spotify per ascoltare la musica in streaming, quello è un modello freemium, perché la maggior parte lo utilizzano gratuitamente e non hanno sottoscritto l'abbonamento. Se invece non vuoi sentirti la promozione spinta, adesso c'è un brand che vende elettronica di consumo che è particolarmente aggressivo adesso sotto Natale, quindi non apro più Spotify da 2 settimane perché veramente, scusate la divagazione, se tu non vuoi sentirti le interruzioni pubblicitarie, la possibilità di vuoi avere la possibilità di sentire la musica offline, vuoi avere la possibilità di crearti, di poter all'interno di un album selezionare tu i brani che vuoi senza doverti costruire la playlist, insomma tutta una serie di cose che ti rendono facile la vita, tra virgolette, paghi 9,90 a Spotify al mese e hai il tuo abbonamento che ti permette di fare tutta una serie di funzionalità che l'abbonamento gratuito, che la sottoscrizione gratuita non ti consente di fare. Quello è un modello freemium, hai una parte di utenza free e una parte di utenza premium, cioè che paga per un servizio a valore aggiunto. Ok? In questo caso Spotify, nella sua parte, non mi posso allontanare, nella sua parte di Canvas, Customer Segment, ha utenti free, utenti premium, e qui sotto ha accesso gratuito per i primi, abbonamento di 9,90 al mese per i secondi. Magari il 9,90 qua all'inizio non ce lo metti neanche, perché non hai idea di quanto lo puoi far pagare probabilmente. Metti un fee mensile, oppure membership annuale, oppure quota associativa una tantum. Mi interessa capire qual è il meccanismo di pricing per il quale ti fai riconoscere un valore, qualunque quello sarà in termini numerici, dalla tua utenza. Non mi interessa vedere l'Excel, quello poi lo vediamo dopo, l'Excel con tutti i numeri, i ricavi, cioè al mese, il singolo cliente quanto ti può portare, proiettato su 12 mesi per capire qual è il flusso di ricavi numerico che puoi portare, cioè alla fine dei 12 mesi su che numeri stiamo ragionando. Qui non ragioni in numeri, qui ragioni in meccanismi di pricing e logiche strategiche di pricing. Ok? La stessa roba la fai di là con i costi, adesso ci arriviamo magari un po' più velocemente. A me non interessa capire che ti serve comprare un furgoncino perché fai i famosi workshop di qui sopra in giro per il territorio, quindi devi girare come una trottola tutti i giorni e quel furgoncino ti può costare dai 13 ai... non lo so, non ho mai comprato un furgoncino, lo ammetto. Dai 13 ai 18.000 euro. Non mi interessa sapere quello. Mi interessa sapere quali sono, visto la tua attività caratteristica, la struttura di costi. Significa quali sono le voci di costo preponderante nel tuo business. Quali sono le voci di costo che se non le controlli puntualmente ti possono far saltare in aria. Cioè, sono le cose sulla quale ti giochi la tua possibilità di avere dei margini o no. Quindi, se hai un business interamente incentrato sulle persone, fai consulenza, la voce di costo esclusiva è le persone. Item probabilmente gli operatori sociali, quando fai interventi di reinserimento di alcune fasce svantaggiate, siano essi bambini, siano detenuti, siano, insomma, lì una parte importante è i formatori, sono le persone che hanno le competenze e la predisposizione, e la predisposizione personale per fare quel tipo di lavoro. Diverso se invece hai un business che non può prescindere da asset fisici. Aravind, se vuole fare gli interventi top, deve costruire delle cliniche. Nella sua struttura di costi ha sia il personale medico migliore, quindi le persone ce le ha, ma anche un investimento fisso in cliniche. E quindi qui le due voci che metti, semplificando, poi ci sono anche ricerca e sviluppo e tutta un'altra roba, per Aravind dico, hai cliniche, persone, personale medico. Quindi qua dovete avere una vista abbastanza alta. Poi dopo pagate lei, no scherzo, la coinvolgete nel vostro progetto e vi fa l'analisi puntuale in un Excel di come quelle voci di costo si traducono in numerosità, quindi in un prezzo, numero di clienti e di conseguenza in costi. Anzi, il contrario qua. Perché tu per definire il prezzo hai da un lato i costi, dall'altro quanto il mercato o la tua utenza è disposta a pagare al massimo.
perché comunque non hai, hai un prezzo che parte dal costo, ma non può salire all'infinito. Hai un punto in cui a quel prezzo nessuno ti compra più il tuo servizio, indipendentemente da quanto sia efficace. Quindi all'interno di quella forchetta setti il tuo prezzo facendo anche dei test. Poi dopo nel pomeriggio ci arriviamo anche a quello. Ok, via, veloci. Ok, tutto quello che ho detto in realtà era nella slide successiva. Va bene. Quindi, una volta che hai settato come crei il valore, quali sono le attività necessarie che la mia organizzazione deve gestire affinché io possa erogare quella tipologia di valore, e quindi hai le risorse chiave. Le risorse chiave che molto spesso poi si trasformano in costi. Lì, la società di cui parlavamo prima, o consulenza o quella degli interventi per le fasce svantaggiate, lì le risorse chiave sono persone, che diventano quindi costo del personale. Attività chiave è il complemento a uno. Cioè, molto spesso, attività chiave, ad esempio nel caso di prima dei workshop in giro per il territorio, è appunto quello di avere un tour, tra virgolette, adesso non so come definirlo, di calendarizzato di appuntamenti, calendarizzare un tour su un territorio, magari sollecitando dei partner locali che abbiano un interesse a essere tirati in mezzo a questo processo. Quindi qua metti le attività fondamentali per sviluppare il valore e le risorse fondamentali per sviluppare quel valore. Dopodiché, cosa c'è? Vai, adesso è il tuo turno. Adesso sì. I partner, la linea che separa partner da attività e risorse chiave, in business development ese, adesso non so se esiste, viene definita la linea del make or buy. Vuol dire faccio o compro. Vuol dire che, posto che per fare tutta la roba che ti sei immaginato sulla parte destra, per erogare quel valore, a te servono le persone, lo sviluppo della piattaforma, per farti conoscere, per farti la promozione online, e magari per far prenotare i posti se vendi dei biglietti, il tour sul territorio, sto sparando delle attività, delle risorse a caso. Quella roba lì, quanta parte la porto dentro e quanta parte invece la affido a dei partner? Quindi il capire lì nel mattoncino dei partner chi ci va, un primo ragionamento che puoi fare è questo. Ok, a me serve ad esempio, prendiamo il caso che ho fatto, lo sviluppo di una piattaforma che permetta di prenotarsi dei biglietti e anche comprare dei biglietti online per i workshop, perché i workshop li faccio a numero chiuso. Ok? Facciamo che sia questa la fattispecie. A me questa roba qui conviene averla nelle risorse, quindi portare dentro uno sviluppatore che mi mette in piedi la piattaforma, il sistema di gestione, l'interfaccia col mio calendario, l'interfaccia col sistema di pagamento, eccetera, eccetera, o mi conviene secco andare su Eventbrite o qualunque altro player online che mi consenta di poter accedere a questo tipo di servizio? Make or buy. O ce l'hai sotto o ce l'hai di là. Altri partner invece possono esserti utili per altre tipologie di attività o anche semplicemente per costituire la tua reputazione. Nel settore, diciamo, for profit, il mattoncino dei partner serve sostanzialmente in termini di darti ciò che non ha senso fare tu internamente. Cioè ci sono delle attività che necessitano di una certa numerosità per avere dei costi accettabili. Se te le fai tu da solo su un bacino di utenti piccolo, su un bacino di clienti piccolo, operi ad un costo troppo alto rispetto al mercato. È il classico caso di tutti quei soggetti che vanno in fornitura per conto terzi. Cioè, hai... Vai, spara i dubbi. Perché io avevo ritrovato anche, per esempio, io l'avevo fatto sull'officina Cantelmo, e avevamo riscontrato anche gli stessi partner anche con i clienti, quindi noi l'avevamo fatto proprio in maniera diversa. Allora, nel sociale... I puristi del Canvas ti direbbero che un soggetto o è un partner o è un cliente. Difficile che tu lo possa trovare in entrambi le aree, a meno che quel soggetto... Posso dare un esempio? A meno che quel soggetto ti compri dei servizi ma ti fornisca anche l'infrastruttura fisica
necessaria che per te non ha senso sviluppare. Quindi se officine, adesso non conosco bene il caso, ma se le officine... Università per l'officina. Se l'università ti compra i corsi di formazione, ma allo stesso tempo ti mette a disposizione gratuitamente la sede per fare i tuoi corsi, è un caso in cui probabilmente ha senso inserirlo in entrambi i blocchetti. Ok? Posso provare anche con Sintesi, per esempio, perché Sintesi offre servizi alle organizzazioni non profit, ma allo stesso tempo offre questi servizi attraverso un modello di partnership, per cui in realtà i servizi vengono dati a organizzazioni con cui si stabilisce una partnership permanente e di lavoro comune, di condivisione anche degli obiettivi stessi. Potrebbe funzionare questa cosa? Allora, io la metterei giù in maniera, per avere un approccio metodologico rigido, la metterei giù così. Le organizzazioni no profit per te sono dei clienti che accedono ai tuoi servizi in maniera ex ante gratuita, ma in cambio di cosa? Di o una fee, sulla, immagino che fare una progettazione, nel caso in cui la progettazione va a buon fine, hai sostanzialmente una success fee. Cioè, prendi 100, mi restituisci 5, 10, quel che l'è, per il lavoro che abbiamo svolto insieme. Oppure, in cambio di una partecipazione congiunta a delle iniziative, per le quali viene stanziato un budget. Quindi, a seconda dei due modelli, io metterei nel primo, organizzazione X, percentuale di success fee. Nel secondo modello, invece, ha più senso che me la ritrovo dall'altro lato. Però magari potrebbe anche essere definito più come relazione col cliente, eventualmente. Cioè il fatto che il tipo di relazione anche di esatto, la relazione col cliente è fidelizzazione. Adesso non so come metterla giù, la metto giù sempre in maniera... Però sì, è quello. Sì, sarebbe essenzialmente appunto relazione di partenariato. E poi in realtà tu nella comune, parte dei customer segment, permanente. A quel punto hai chi poi stanzia il budget per il progetto. Sì, il buyer, diciamo. Esattamente. Allora, vabbè, ce li siamo già detti, anche qui. Stai tranquilla, per adesso non si parla di Excel, si sta abbastanza alti, capiamo la struttura dei costi. Poi dopo la dettagliamo, ma all'inizio ci interessa capire quali sono, tecnicamente si dice, i driver di costo, cioè le voci di costo importanti. Sono più le persone, sono le infrastrutture fisiche, un po' e un po'. Ecco, ha detto una parola che è bene puntualizzare. Quello che qui deve trasparire è la cosa che è veramente caratteristica del vostro modello di business. Non delle cose che, passatemi il termine, sono date per scontate, nel senso, tutti in Italia abbiamo bisogno di un commercialista, perché le norme fiscali sono abbastanza diverse, quindi ad esempio, già che sei profit o no profit, il commercialista cambia perché verticalmente c'è una specializzazione. Quindi, a volte mi capita di trovarmi il commercialista nei costi, o addirittura nei partner. Ho detto, sì, è un'attività che, soprattutto quando parti, se parti con un'associazione, mi rendo conto che il volume d'affari, tra virgolette, che gira, non è particolarmente elevato e quindi magari nei primi mesi, nel primo anno, la voce di costo allocata al commercialista può anche sembrarti rilevante. Però stiamo parlando di una cosa che è una commodity, cioè una cosa che tutti i business hanno. C'è qualcuno che gli gestisce la contabilità piuttosto che il controllo di gestione. Quella roba lì non mi interessa vederla. Non è caratteristica del tuo modello. Non è lì che ti giochi il tuo successo. A me interessa vedere quali sono le cose specifiche della tua attività caratteristica che svolgi. Quindi tutto quello che è, tra virgolette, non core, sì, peserà nel conto economico, perché le bollette le paghiamo, l'affitto lo paghiamo. Però non è quello la cosa dirompente, non è, a meno che non devi prendere in affitto una città, cioè nel senso allora lì diventa un driver di costo importante, però cioè, se mi paghi 100.000 euro d'affitto su un volume d'affari di 300, magari sì, perché trovare ad esempio un partner che ti metta a disposizione in cambio di qualcosa ad affitto calmerato per 10 anni uno spazio, allora lì sì che è un partner, lì mi sgravi. Però a quel punto io mi aspetto di trovare in risorse critiche la location. Cioè stiamo dicendo che la location è una parte fondamentale del tuo modello. Sì, però se io faccio un'azienda di persone, dove ci sono diverse persone, i costi di gestione sono dei costi comunque...
sono costi delle persone. Cioè, tu fai un'attività che è e quelle non le ad elevata mettere. Intensità di persone. Tu metti il costo del personale, non il costo di gestione. È l'attività che loro fanno quotidianamente per l'azienda che pesa. Cioè, fatto 100, mi aspetto che le persone, siete 3 soci? 4 soci, non lo so, ma fatto 100 il tempo che dedicate a questa attività, non mi aspetto che sia 90 al gestione, mi aspetto che sia 90 l'attività sul territorio per le attività che fate con la vostra utenza, 10, se vinci qualche bando 20, forse anche 30, l'attività che fai sulla, sulla gestione. Quindi siamo d'accordo che in ogni caso il tuo modello è centrato sulle persone. Cioè il tuo modello si regge su delle persone che devono essere in grado, che hanno un determinato know-how e che devono essere in grado di lavorare con un determinato tipo di utenza. È quello che mi interessa vedere qui. Il fatto che la voce di costo preponderante per te sono le persone. Non lo devo mettere. Sì, lo metto. Sì, le persone sì, ma non in virtù dell'attività di gestione che fanno, in virtù del fatto che... Tu, allora, qual è il tuo business? Cosa fai? No, parlavo dell'esempio che avevo fatto io, cioè l'Officina Cantelmo ha delle spese, ad esempio, di gestione. Sì, ma l'obiettivo dell'Officina Cantelmo qual è? Sicuramente quello di... Qual è il core business? L'attività primaria per la quale noi è stata realizzata la società? Stiamo attivando un co-working. Stiamo attivando un co-working. Era su quello l'avevamo fatto. Prospettiva di quello che stiamo creando. Ecco, allora quello... Sì. Ok. Cioè io devo valutarle. Sì. In questo caso sì, te lo dico perché... Cerco perché... No, ma in questo caso... vedi? Questo, adesso che mi hai sostanziato che mi hai sostanziato l'attività, ti dico, ok, a questo punto riconsidero quello che ho detto. Perché? Perché l'attività del co-working è quella, hai delle spese di gestione che ha a che fare dall'affitto, dalle utenze e da una persona che ti fa sostanzialmente l'animazione della community del co-working in cambio degli affitti per delle postazioni. E tendenzialmente non ci fai un gran business, cioè ci copri abbastanza cose, almeno... Nell'esperienza, noi abbiamo un co-working a Milano e l'abbiamo aperto non perché volessimo fare i soldoni con quel business, ma perché era sinergico e strategico rispetto alla creazione di un altro tipo di opportunità e di comunità. Quindi lì, se io volessi fare il modello di business del co-working della società per la quale lavoro, lì hai solo costi di gestione, punto. Okay. Non c'è dubbio, però anche qui, una voce di costo, la metto o non la metto, la risposta è dipende qual è il tuo business. Se il tuo business è l'affitta spazi, adesso passami il termine, non è quello il co-working, però le linee di ricavi che tu hai sono sostanzialmente sull'affitto degli spazi, le spese di gestione è l'unico costo che hai sostanzialmente. Ma non sviliamo la nostra unicità e il nostro essere imprenditori nel sociale. Questo è il canvas, è sicuramente utile, quindi ancora una volta... Ah, ok, un paio di esempi. Che ora è però? Esattamente. Questo è, diciamo, una delle possibili versioni che esistono per provare sostanzialmente a riutilizzare le stesse logiche con le quali è utilizzato uno strumento pensato sostanzialmente per definire modelli di business in un ambiente profit. Provare a contestualizzarlo in un'organizzazione il cui obiettivo non è solo massimizzare la differenza tra i ricavi e i costi, ma è massimizzare la differenza anche o prevalentemente, questo dipende ovviamente impact first o no, tra rendimenti sociali ambientali e costi sociali ambientali della mia attività. Vi siete già cimentati? Sì? C'è qualcuno che vuole raccontarmi velocemente il suo o giusto per spiegare le logiche, le dinamiche? Sono chiare a tutti? Andiamo dritti? Cioè non riesco a farvi lavorare. Tutti l'avete già fatto questo esercizio? Io posso, se lei lo posso fare, quello fatto come sintesi, se lo provo. Cioè però c'è qualcuno che non si è mai fermato a ragionarci? Guardo te perché hai scosso la testa. Ok, ma hai il canvas, quindi vi siete persi anche il canvas e tutto. Ok. Allora, possiamo, nel tempo che ci rimane... Conoscete, tu hai trovato il tuo Bruno? Conoscete Synthesis come realtà? Sapete cosa fa? Perché
come viene modellizzata è interessante capirlo, nel senso che tu puoi modellizzarla nel momento in cui conosci abbastanza bene come opera una realtà, quali sono le attività chiave, eccetera. Ti cedo il palco e ce lo illustri? Però devo fare il microfono, tipo... Ok. Ti leggo, faccio il leggio. Grazie. Allora, partiamo dal customer segment. Anche se in realtà l'idea di sintesi è nata più che altro fondamentalmente dalle risorse che il gruppo ha a disposizione, su un ragionamento sulle risorse e sul customer segment. Il customer segment è essenzialmente le organizzazioni non profit del territorio, salentine, e anche singoli con buone idee e intenzione di avviamento di un'impresa sociale o quantomeno di un'impresa, però non in senso imprenditoriale, nel senso un'azione di innovazione sociale, d'accordo? Quindi organizzazioni non profit che producono valore sociale sul territorio e hanno bisogno di incrementare il valore sociale prodotto e hanno soprattutto delle difficoltà in termini gestionali del non profit in generale, con tutte quelle attività connesse con il finanziamento, gestione, ricerca, fondi, pianificazione strategica, comunicazione sociale, eccetera, e singoli con buone idee e la necessità di qualcuno che li accompagni a strutturarle e ad avviarle nella direzione possibilmente dell'impresa sociale, quindi con un'organizzazione quindi sostenibile. Quindi tu involontariamente in realtà hai fatto una crasi di customer segment e proposta di valore, perché mi hai raccontato a chi vendi e cosa vendi. E cosa gli vendo, esatto, il bisogno a cui rispondi. Per sostanziare ancora un po' di più questo target, possiamo dire piccole organizzazioni territoriali non profit? Sì, piccole organizzazioni territoriali non profit. Perché torniamo al discorso di capisci almeno all'inizio qual è il punto da cui parti. Poi dopo nulla ti vieta di crescere. Esatto, e l'idea era anche tipo organizzazioni che uscivano fuori da principi attivi, quindi finanziate probabilmente attraverso principi attivi, che quindi finito il finanziamento avevano un problema di sostenibilità, cioè dovevano inventarsi e reinventarsi su come sostenere le proprie attività. Quindi attività buone, buone idee, buone capacità di realizzare quelle idee sul campo, quindi in relazione ai beneficiari, ma scarse competenze in materia di gestione e mantenimento e sostenibilità, e altrettanto singoli che magari non erano stati finanziati da principi attivi, quindi che avevano delle buone idee ma che non erano riuscite ad essere finanziati da principi attivi, che avevano voglia di cimentarsi a cercare altre forme per avviare la propria impresa. Quindi dall'altro lato c'erano appunto le nostre competenze di base, che erano competenze specifiche in ambito di progettazione, fundraising, tutto ciò che è management del non profit, da mettere al servizio di questo customer segment attraverso appunto una proposta di valore che punta a fornire servizi di consulenza, mentoring, formazione, incubazione, sostanzialmente con l'idea di supportare le imprese a incrementare il valore sociale prodotto. Quindi la mission sociale è quella appunto di aiutare le imprese a produrre più valore sociale, a incrementare il proprio impatto sociale sul territorio. In questo a beneficio di tutti, nel customer segment abbiamo piccole organizzazioni no profit territoriali, singoli con buone idee e intenzione di avviare sostanzialmente un'organizzazione. E a questi tu sostanzialmente la tua proposta di valore è capacity building e quindi un rafforzamento delle loro competenze. Sì. Servizi di consulenza specifici, quindi vendita di consulenze su determinati argomenti. Potremmo anche dire appunto consulenza proprio, ok. Sì. Formazione, la fare ricadere dentro consulenza. Incubazione, quindi accompagnamento, questo soprattutto ai singoli che vogliono sviluppare un'impresa sociale, quindi tutto il lavoro di tutto questo insieme, formazione e accompagnamento, però in programmi definiti per partire da un'idea, strutturarla e arrivare, trovare i finanziamenti e arrivare ad avviarla. Eccola qua, hai detto la cosa sulla quale ti aspettava al varco. Sì. Qua ci manca uno dei customer segment più importanti, perché allora questi qua sono in qualche modo secondo me clusterizzabili in uno unico. Sì. E quali tu offri? Consulenza, rete, eccetera, eccetera, in maniera che non mi è chiara come monetizzi, probabilmente non la monetizzi, almeno da quello che leggo qua, tramite corsi di formazione che potrebbero essere o sono già in parte solo a pagamento. Anche con le qui manca chi stanzia il budget per permetterti di lavorare con loro, giusto? Tu costruisci partenariati, sì, con loro, partecipi ad un bando piuttosto che ad una call, piuttosto che
imbastisci un progetto e lo vendi ad un'azienda, sì, e qua manca. Cioè i buyers, diciamo. Eh sì, questo è importante. E tu devi capire a lui cosa offri, perché se è un ente banditore, la Commissione Europea, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo, sì, tu cosa fai? Gli crei progetti di qualità. Fondamentalmente sì, devi anche definire però qual è l'ambito della tua azione, sì, cioè l'innovazione, cioè costruzione, sì, di un distretto dell'innovazione sociale, sì, se è questo, oppure promozione di progetti di inclusione sociale, se quello è il target, sì, invece, cioè capire all'ente cosa vendi. Se sì, invece poi lavori anche con le aziende, e se mai capiterà che in un futuro lo farai, io sì, non lo so se lo stai già facendo, quello che vendi a loro in quel momento è riconoscimento territoriale e reputazione. Opportunità di corporate social responsibility. Sì. Quindi, qui sostanzialmente hai i beneficiari e il classico problema, tra virgolette, di solito, che ci si cimenta quando si fanno i canvas delle organizzazioni no profit. È naturale, perché siete spinti dalla vostra ambizione giustamente sociale, mettere i beneficiari e finisce lì il canvas. E poi la domanda è, qua almeno c'è qualcosa che monetizza anche da loro, però di solito c'è qua tanta roba e qua non c'è niente. Sì. E quindi da chi monetizzi? Quindi è da un lato i beneficiari, dall'altro quelli che, come hai definito correttamente tu, sono i buyer. Sì. E quindi questa è una cosa che va aggiunta. Va bene. E per quanto riguarda le relazioni con gli utenti, essenzialmente, l'idea è proprio quella di non fare solamente una vendita di servizi in cui qualcuno viene, ti chiede, io voglio fare questa cosa, ti paga e finisce lì, sì, anche questo eventualmente, ma puntare a delle relazioni strategiche stabili. Quindi creare un partenariato con le organizzazioni non profit, in particolare, in cui diciamo, organizzazione non profit, tu c'è una cosa che sai fare bene e che ti piace fare, che sono le attività con i beneficiari, cioè le attività che producono impatto sociale. E ti mancano le competenze, il tempo e la voglia di dedicarsi a tutte le attività gestionali e amministrative della tua organizzazione, ricerca fondi e tutto il resto. Noi ci occupiamo di questo, quindi facciamo un partenariato in cui dividiamo i compiti, noi ci occupiamo di tutta la parte gestionale, amministrativa, quella pallosa che però a noi ci piace, ci riesce bene, e tu liberi tempo per fare quello che a te piace fare, e quindi per farlo meglio e quindi per farlo di più. Dopodiché l'idea è appunto quello di lavorare anche sul supporto, sul mentoring, aiutare nella pianificazione strategica, quindi mettere anche una serie di beni relazionali tra noi e l'organizzazione beneficiaria o il singolo beneficiario, che vanno anche al di là di quelli che vengono retribuiti. Non è solamente la progettazione che facciamo, ma poi facciamo una pianificazione strategica, ma noi ti diamo una mano ad andare a parlare con un possibile finanziatore, poi ti aiutiamo a vedere come mantenere le relazioni, per esempio, caso di alteramente, con chi dona alla tua campagna, e quindi come fare una strategia di fidelizzazione, per esempio, dei tuoi sostenitori, che vanno al di là di quello che è il pagamento del servizio stesso. Quindi tu hai delle relazioni stabili di partenariato, customer relationship, hai delle relazioni personali che sono sia un canale sia una customer relationship, sì, a cavallo tra questi due, che forse anche questo mentoring personale c'entra un po' con, sì, questo. Sì. E poi altri canali di contatto con questi target che qui sono passaparola, internet e social network. Queste sono più qui, cioè sono una fattispecie. Ha messo delle attività gratuite nei canali. Tendenzialmente lo toglierei, nel senso che attività gratuite significa che offri un pezzo del valore a gratis per loro. Sì, non esattamente. L'idea delle attività gratuite è questa, per esempio. Cioè nel allora senso, sono workshop di formazione. Non è attività gratuita, è molto più sostanziato. Lì, ma sono tipo seminari workshop di informazione sui bandi, metti ad workshop esempio. Workshop sul territorio. Extra cose in cui noi incontriamo la gente, cioè offriamo un servizio minimo ovviamente, e questo servizio ci permette di incontrare la gente e mostrare il nostro modo di lavorare. Un'altra cosa su cui ti invito poi dopo a fare delle riflessioni è sui, sì, nuovi target che abbiamo buttato qua dentro. Quali sono i canali? Allora, in questo caso i canali, oltre a quelli istituzionali per la relazione con i buyers eventualmente, ci sta anche un lavoro poi di lobbying sui buyers, nel senso il valore aggiunto è anche quello, i buyers in questo caso i finanziatori, diciamo, il valore aggiunto è quello di, nel lungo periodo, costituire un marchio di qualità e avere una relazione diretta con eventuali finanziatori pubblici o privati,
ma buona, trasparente, diciamo, in cui Sintesi possa in qualche modo costituire per loro un aiuto anche per fare dei progetti più adeguati alle priorità locali, più adeguati ai bandi, quindi creare un link più importante tra questo tradotto cose. Su Canvas significa che a tendere tu vuoi sviluppare capitale reputazionale, reputation, che per il tuo buyer, soprattutto se è un'azienda, è contemporaneamente value proposition e canale. Sì, perfetto. Per quanto riguarda le entrate del nostro modello, abbiamo innanzitutto tutto quello che è il discorso di eventuale percentuale sul lavoro fatto salvo buon fine, quindi su un'organizzazione di raccolta fondi la percentuale sui fondi raccolti per ripagare il servizio offerto. Success fee. Okay. Sulla progetto la stessa cosa, sul progetto si può fare un sistema in cui o ci viene pagato il servizio e basta, oppure ci viene appaltata anche la parte relativa alla gestione del progetto, e quindi tutta la parte finanziaria. E quello è il caso più di partnership. Quindi hai tre modelli di pricing diverso per lo stesso target. Certo. O a success fee, cioè faccio investimento e se entra qualcosa mi retribuisci, o allocazione di una parte del budget, faccio comunque investimento, non mi dà una fee, però se vinciamo io sono una parte del partenariato. Mi occupo dell'amministrazione. Oppure servizio secco di consulenza, di progettazione. Cioè, esattamente, se proprio, che è quella meno preferita da un punto di vista anche relazionale. Vabbè, poi di là, aspetta, ci sta la formazione che facciamo diretta ai singoli, più eventuali progetti propri, cioè promossi direttamente da noi, sfruttando il network che utilizziamo, a finanziatori diretti, quindi progetti di promozione dell'impresa sociale, per esempio. Un progetto tipo questo, che in questo caso non ci dà un finanziamento diretto, ma altri progetti di questo tipo di formazione, per esempio, potrebbero finanziare il nostro lavoro. Non ti abilita dalle revenue stream, però. Questi non li vedi qua, questi li vedi come una parte di proposta di valore e una parte di canale. Cioè, queste sono delle attività che o sono corsi di formazione a pagamento, e quindi li vedi qua. Sì. Oppure se sono cose come questo, se sono cose come questo, questo è contemporaneamente una proposta di valore per un target e un canale mediante il quale ti fai conoscere questo stesso target. Sì, però per dirti, se io per esempio faccio un progetto, ad esempio faccio una scuola di formazione di progettazione, ovviamente un progetto Erasmus Plus in cui faccio una scuola di formazione a Bruxelles, dove faccio venire parte del mio target, eccetera, eccetera, e a me comunque mi paga, cioè io ho un costo. In quel caso sì. In questo senso anche. Quello, quindi qui hai un contributo, hai una donazione, hai un contributo, hai un grant. Sì, un grant. Fondamentalmente un grant, progetti propri sarà per grant. Metti grant e il colore del grant sarà dello stesso colore dell'ente della Commissione Europea, piuttosto che del... Sì, è un grant essenzialmente quello di cui... La cosa sulla quale in realtà ci dovremmo interrogare molto è il pezzo sotto. L'impatto. Esatto. Qual è il tuo beneficio in termini sociali ed ambientali e i feni, se c'è anche un costo sociale o ambientale dell'attività che fai? Allora, il beneficio in termini sociali e ambientali è appunto legato all'incremento dell'impatto sociale dell'organizzazione con cui lavoriamo. Quindi, fondamentalmente quello, l'idea sarebbe, valutare, c'è un obiettivo sociale che l'organizzazione partner nostra persegue, d'accordo? Prima, dopo il nostro intervento, da che noi instauriamo la partnership, come questo valore sociale aumenta, come aumenta la platea dei loro beneficiari grazie ai nostri servizi, come aumenta la qualità dei servizi che loro offrono ai loro beneficiari grazie ai servizi, come aumenta anche semplicemente il numero di progetti, per fare una cosa un po' più numerica e statistica, che loro hanno, i progetti che passano da quando noi interveniamo. Posso provare a capire se ho capito. Quindi impatto diretto è professionalizzazione delle realtà con le quali lavoriamo. Esattamente. Impatti indiretti sono quelli delle organizzazioni stesse, che però non avete, come dire, cioè voi non dite guardiamo solo a chi fa inclusione sociale e quindi il nostro obiettivo è migliorare l'inclusione sociale delle persone, che ne so, dei Rom piuttosto che di minoranze etniche. No. Noi lavoriamo lì. Poi lavoriamo anche con i detenuti per corsi di formazione all'interno, lavoriamo anche con i disabili, cioè un ampio spettro. Esatto, noi lavoriamo con l'organizzazione, cioè quello che ci interessa è quello. Quindi io qua però mapperei il vostro impatto diretto.
E poi diretto. Nello SROI magari mettiamo anche gli impatti indiretti. Allora, per esempio, un impatto diretto può essere, ad esempio, l'incremento del numero di fondi a disposizione delle organizzazioni. È un impatto diretto, cioè noi aiutiamo ad avere più fondi. Indirettamente questa cosa, quindi l'effetto di questi fondi, maggiori fondi, quale sarebbe? Che aumentano la platea dei beneficiari, aumenta il beneficio prodotto per quei beneficiari da quella singola organizzazione, quindi l'impatto sociale stesso dell'organizzazione. Io qua metterei solo quelli diretti però, per pulizia. Oppure una clusterizzazione tra diretti, si può fare. Perché quello indiretto in realtà è difficile anche da concettualizzare, nel senso che è talmente ampio, perché le organizzazioni con le quali lavorate... Non sono proprio convinto, Beh, è che non conosco bene l'organizzazione in realtà, però... Cioè, è una cosa che varia, ovviamente, si valuta a seconda dell'organizzazione. Cioè, da organizzazione a organizzazione, ovviamente, cambia. Cambiando il loro valore sociale, cambia... Cioè, l'impatto sociale che si propongono cambia, ovviamente, anche quindi l'impatto sociale indiretto che abbiamo noi. Ma il senso fondamentale è che questo impatto sociale incrementa. Poi, come calcoli il singolo impatto sociale... cambia a seconda dell'organizzazione. Però sì, si può concentrare anche solo esclusivamente su quello diretto, quindi c'è quello, poi c'è l'impatto legato all'accrescimento delle competenze delle organizzazioni, quindi facciamo formazione, oggi quante le vostre competenze sono aumentate, quello c'è l'impatto sociale della nostra attività, oltre anche nell'accompagnamento, quanto l'empowerment c'è stato dell'organizzazione, cioè quanto è in grado di acquisire sempre più servizi all'interno. Tra l'altro, quindi quanto più inutili ci rendiamo quanto prima, fondamentalmente. Certo. Sì, è vero. Di solito la mission sociale delle imprese sociali più ambiziose è quella di non essere più utile nel giro di... Che la mission dell'ONG doveva essere. Comunque, questa cosa qua, per generalizzare, mi porta anche a dire un'altra cosa, che per le organizzazioni che hanno diverse proposte di valore e diverse linee di servizio, perché qua anche di questo si sta parlando, di solito quando calcoli l'impatto devi capire qual è l'ambito sul quale ti interessa calcolare l'impatto. Quindi ti interessa calcolare l'impatto dell'attività di formazione, ti interessa calcolare l'impatto dell'attività di fundraising, ti interessa calcolare l'impatto di... Cioè, e che è un impatto multidimensionale. Esattamente. Cioè, nel senso, almeno automaticamente distinguerlo qua, e quando poi andiamo sullo SROI, vabbè, quello è un altro mondo. Cioè, quello, dopo faccio il caso di una cooperativa che fa 4 linee di servizio, e quando abbiamo cominciato a calcolare l'impatto sociale della cooperativa, era un ginepraio, cioè perché sono delle linee di servizio molto diverse, con beneficiari molto diversi, che quindi hanno degli impatti anche indiretti molto diversi. Certo. Quindi abbiamo fatto una scelta strategica. Cos'è? Se voi dovesse dire la cooperativa, una roba deve fare, quella roba lì, cos'è che vi piace fare? Qual è l'attività sulla quale vi sentite forti o anche sulla quale volete crescere, ma che è quella che vorrete scrivere sulla pietra del vostro oggetto sociale? Hanno detto valorizzazione territoriale e culturale. Lì è il perimetro di analisi e il nostro impatto sociale. E dopo lo vediamo con un caso di una cooperativa che è vero, un'industria scenica. Okay. Facciamo la parte sinistra rapido. Questa cosa delle risorse chiave sono sicuramente il know-how sui servizi offerti, quindi sapere che cosa fondamentalmente offriamo, conoscere la materia, capitale sociale in termini di network e di relazioni, perché anche lì sta il discorso della creazione di reti, no? Lo dicevamo ieri, questo di mettere in relazione diversi gruppi e persone che si conoscono, la rete di esperti a quali facciamo riferimento, cioè oltre al nostro know-how, gli esperti esterni che intervengono su singole attività, per esempio Matteo, ad esempio in questo caso, e, aggiornamento non so che vuol dire, poi lo vedo un'altra volta, ci ripenso, capacità relazionale in generale, perché le relazioni vanno create e mantenute, e informazione diretta, fondamentalmente precoce su fondi e opportunità, quindi comunque un flusso di informazioni in entrata rapido e precoce, in modo da poter poi redistribuire queste informazioni nel territorio. Attività chiave sono tutte, appunto, il lavoro di corsi di formazione, progettazione, management, fundraising, diffusione, cultura sull'impresa sociale, contatto e networking, quindi tutto quello che è comunicazione, marketing e promozione. Forse potremmo aggiungere altre, in realtà. Adesso ho fatto di solito quando si fa il Canvas il consiglio è sempre quello di asciugare. Meno, ridurre. Esatto, eliminare. Perché serve anche per capire, hai n cose che puoi fare, quali sono le cose sulle quali punti strategicamente per la tua crescita. È troppa roba? Su alcune cose ti direi prova
asciugare. Esattamente, va anche bene. Qua clusterizza. Che poi in realtà questo potrebbe essere, in realtà tutto questo che è progettazione, management, fundraising è tutto consulenza. Sì, sì, infatti. C'è l'attività di supporto e consulenza, formazione, un'altra roba, e queste cose, la diffusione, poi queste sono strumentali, quindi marketing e promozione, contatto e networking sono attività strumentali sostanzialmente. Okay. Almeno quella era l'idea, insomma. Come dire. E poi partner chiave sono esperti organizzazioni a livello nazionale, organizzazioni locali, appunto lì le avevo messe anche come partner, però evidentemente conviene più metterle solo nelle relazioni, vero? Se sono anche dei buyer li voglio vedere qua, sì. Più che nei partner. Okay. Eventuali relay di info su fondi e opportunità, tipo se ci sono queste realtà che fanno questa diffusione, e media partners ovviamente. Okay. Allora, test, posto che dovreste vederlo per poterlo capire meglio, ma chi non conosceva Synthesis così bene da poter dire vabbè, sapevo già che faceva tutta sta roba, hai capito cosa fa Synthesis? Beh sì, ora è più chiaro. Non so che dire. Qualcuno? No, no, nel senso che questa è una domanda test, nel senso che l'utilità dello strumento dovrebbe, se lo strumento è fatto bene, è uno strumento immediato e facile mediante il quale se devi spiegare un'organizzazione anche complessa e che fa tante cose su un territorio a qualcuno che non la conosce, il test è in 6 minuti, in 7 minuti massimo, sei riuscito a farmi capire cosa fai, con chi lavori e su cosa ti concentri? Se la risposta è sì, vuol dire che ok, ci siamo. Se la risposta è no, rimettici mano. E, un'altra cosa, è probabile che se io ritorno qua tra 3 mesi, il Canvas sia cambiato, perché il Canvas è uno strumento, è una fotografia statica di quello che un'organizzazione fa in questo momento. Oppure, l'altra cosa che sarebbe interessante fare è, se tu volessi dipingere il Canvas di Synthesis nel piano strategico, cioè quella è un'altra cosa interessante da fare, cosa vuole diventare? Quindi la questione di dire vogliamo costruire il marchio eccetera eccetera, quella roba lì, io ne terrei due Canvas, uno che ti dà il piano strategico, che poi ovviamente devi validare, devi testare, e uno che attualmente descrive qual è la tua fotografia dell'organizzazione. Sono due modi diversi di utilizzare il Canvas e valgono a seconda di qual è il contesto nella quale lo presenti. In questo momento si trattava di presentare un'organizzazione che già opera sul territorio e che sta appunto, che ha organizzato appunto questo percorso di workshop, e quindi magari aveva molto più senso descrivere quello che abbiamo fatto, come ci stiamo muovendo e cosa siamo. In chiave prospettica, tutti i ragionamenti che hai fatto sulla lobbying, sul marchio, sulla reputazione sul territorio, in realtà è una roba che ti invito a fare, così come sulla parte di benefici e costi sociali, lì si scoperchia un vaso di Pandora che poi dobbiamo andare a valutare. Ok. Va bene. Grazie mille. Ok, noi abbiamo degli orari, immagino, quindi siamo... Beh, intanto c'è il workshop, quindi diciamo che non tutti voi ci hanno lavorato. Se volete provare, chi non ci ha lavorato, vuole provare a cominciare a farci due ragionamenti davanti a un pasticciotto, qua ci sono delle copie, per chi non si è cimentato, e cominciare a dare un occhio, a pensare a come vede la sua organizzazione o il suo progetto, se c'è un progetto nel cassetto e non ci ha mai ragionato, e poi al massimo ne possiamo ragionare insieme quando ritorniamo nel pomeriggio. Ci diamo appuntamento alle? 2:30, un'ora, cioè un'ora del vostro orologio. Sintonizziamo gli orologi, come diceva un famoso attore pugliese, va bene. Ok, a frappè.